Che tema hai scelto? e quello del dono. Come hai argomentato? E ho parlato della differenza tra dono e regalo, che il dono è una cosa più profonda, mentre il regalo è una cosa più superficiale. E niente, ho cercato di svilupparlo così. Preoccupata per domani, cos'hai? Domani due temi di pedagogia. No, non sono tanto preoccupata per domani. Il problema è terza prova. Tu invece quale tema hai scelto? Ordine generale, e ho cercato di trovare una soluzione per distinguere la periferia dalla città, e mettendo il potere direttamente ai cittadini, però di conseguenza ho detto anche che è impossibile perché si mette il potere al cittadino, ci sarà sempre qualcuno che è sempre sbagliato. Preoccupato per domani? No, no. E invece tu quale tema hai scelto? Invece il dono, quello, il saggio artistico-letterario, ho cercato di distinguere sempre il dono dal quanto è diverso donare in quanto a dare, e poi anche visto dal punto di vista della nostra società che punta più al consumo e meno all'individualismo, perciò meno, appunto, no, è più individualista e non appunto nel rapporto con gli altri, perciò la generosità con le associazioni benefiche, insomma. Preoccupata per domani? Un pochino, visto oggi, insomma, poi sono molto emotiva, perciò domani la terza prova è poi l'orale. Però insomma, è un percorso conclusivo, uno cerca di affrontarlo nel migliore dei modi. Io ho scelto la tipologia B di ambito sociopolitico, cioè un tema sulla violenza non violenza e quindi le due facce del Novecento, praticamente. Come l'hai elaborato? L'ho elaborato facendo un percorso, diciamo, soprattutto storico, perché più che altro io mi sono attenuto soprattutto a quelli che sono i fatti storici, quindi ho cercato di fare un tema che fosse soprattutto attenente alla parte storica, proprio perché ambito storico-politico, e ho cercato, diciamo, soprattutto di analizzare quelli che sono gli eventi storici che sono più importanti riguardanti poi la violenza e la non violenza, quindi sono passato dalla prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, regimi totalitari, poi ho fatto un percorso che è passato poi a Nelson Mandela, a Martin Luther King, quindi un percorso, diciamo, sicuramente importante, lungo, ma comunque spero di essere stato il più sintetico possibile. Preoccupato per domani? Per domani, ma preoccupato insomma, perché noi diciamo che a fare le versioni siamo abituati, perché comunque ci sono 3 anni, 5 anni alle spalle di versioni, di versioni di greco e di latino, quindi speriamo, oggi pomeriggio non cambia nulla, fare una versione di greco e di latino sicuramente non cambierà la nostra versione di domani, per cui andrà, andrà.